Ciao a tutti ragazzi, Cromer, come sei? Siamo oggi qui su Black Ops 3, trucchi e strategie sulla mappa Redwood. Purtroppo in questa mappa è sviluppata all'aperto, praticamente non ci sono tre edifici di numero, quindi sarà un po' più difficile trovare dei posti, ma la maggior parte sono posti per nascondersi e per tenere delle postazioni oppure delle bombe. Allora, il primo è qua dietro. Saremo, se ci mettiamo bene indietro senza cadere, saremo pressoché invisibili, perché abbiamo il faretto davanti, appunto. E per demolizione lì c'è la bandiera B, la bomba B, e quindi faremo un bordello di killing, perché gli avversari saranno tutti ovviamente concentrati lì, quindi terremo la zona sotto controllo. Una cosa che veramente non ho visto mai fare, l'ho usata due volte anch'io, vabbè, perché non è delle più facili, è prendere la cosa lì sotto, girare attorno al tronco e salire da questa parte di qua. Possiamo scegliere se continuare da là oppure fermarci dove mi sono fermato io adesso. Altro posticino, purtroppo sempre all'aperto, è qua sopra, dove potremo tenere sotto controllo la finestra e la bandiera A. Purtroppo siamo sempre un po' allo scoperto, quindi non usatelo molto, usatelo solo se passate lì proprio per caso. Un altro posticino qui per tenere sotto controllo la porta, ma niente di che. Questo invece è uno, secondo me, il più difficile, più ancora di quello del tronco di prima, in quanto dovremmo beccare il bordo invisibile, che è tipo di un centimetro, vedete che vi servirà tanta pratica. Potremmo tenere sotto controllo la cascata, e se ci spostiamo per la sua lunghezza, in quanto sarà camminabile ma sempre facendo movimenti non bruschi come ho fatto io adesso che sono caduto, riusciremo a tenere sotto controllo la porta lì. Quelli coso lì. Ah, notare che io c'ho il Prophet, ma mi si è glitchato, quindi adesso c'ho lo schianto gravitazionale. Good job Activision. Comunque, sempre qui vicino a sta casa qua ci sono due cespugli, che soprattutto ci serviranno soprattutto per la bandiera A, in quanto potremo difenderla e controllare serie di punti da lì e saremo praticamente invisibili. Poi c'è sto pianoforte qui che, non lo so, magari ci può dare qualche vantaggio in postazione. Metti che la gente passa di qui e bam, glielo mettiamo nel culo subito. Sto coso qui invece è la stessa roba di prima praticamente, solo che è classico. Però io vedo veramente poca gente usarlo, quindi vi invito ad usarlo, che fate veramente delle stragi, soprattutto in demolizione, quando la gente è tutta instapante qua che aspetta di piazzare la bomba. Questo non saprei se definirlo un bug, un glitch, penso sia un bug da come è messa anche la visuale, che si sdoppia. Praticamente ci consentirà di vedere dall'altra parte e non mi è ancora chiaro se si può sparare o meno, perché devo ancora usarlo online, quindi devo ancora capire bene come si usa. Comunque ci dà il controllo della cascata. Ultimi due posticini, praticamente sto posto qui ci permetterà, magari con un mirino termico, di avere una visuale perfetta su C e magari sponchillare i nemici, essendo coperti per il 90%, perché rimane fuori solo la testa dal tronco e dalla pietra. Poi vabbè, classici cespugli, anche qui da nasconderci, magari controllarsi dei punti oppure qualche ninja defuse. Vedete che, come vi ho detto prima, è sviluppata bene o male all'aperto, quindi non ci sono moltissimi posti, e questo qua è quello per tenere sotto controllo la bandiera C, sempre con un mirino termico. E niente, questo era Redwood e ci si vede nel prossimo video.